volta un avvenimento straordinario e non solo per me. L'Orlando dell'estate 1969. Nelle prove, giorno per giorno, provavamo pezzi di testo sparsi su fogli volanti, entrando così nello spettacolo solo un poco alla volta. Il regista ci spiegava poco, timido, con quell'aria bofonchiante. Dalla polvere accademica sotto cui era sepolto, il capolavoro di Ariosto è riesploso grazie alla coppia Ronconi-Sanguinetti. Pubblico in piedi, aggredito da susseguirsi di variazioni con gli attori a recitare su carrelli spostabili, piattaforme dati dello spazio o a terra tra gli spettatori. Scrivo, c'è un susseguirsi di trovate registiche che ben si addicono alle varie costruzioni sceniche del bravo Umberto Bertacca. Applausi travolgenti che non si contano. Ora lo spettatore di questo Orlando Furioso affronta come un bambino il modo di fantasia che gli viene proposto e lo accetta affinché si immedesima e trascinato dall'entusiasmo degli interpreti. Mariangela! Il tuo personaggio non dovrebbe rimanere marginato. In pratica avevo il compito di intrattenere il pubblico ritardatario fino al cambio di scena. Alla fine tutti si sballavano. Il modo in cui avevo costruito il personaggio di Ofelia colpì molto per originalità. La tecnica era quella di usare gli alti e bassi. Accelerazioni e rallentamenti accompagnati da toni cupi e ironici. Mi apparteneva con in più dalla mia la fortunata circostanza che avevo potuto migliorare nel corso del tempo. Molto più faticoso per te, Cassandra, nell'orostia di Eschilo, qualche anno dopo l'Orlando. Bellissimo spettacolo, Dorotea, ma come pure dici tu, ho sofferto molto. Ogni sera indossavo un cappello di gomma piuma pesantissimo e un costume ancor più pesante. Avevo la testa fasciata e a malapena potevo aprire la bocca. Durante le prove ho pianto più di una volta. Il sodalizio Melato Ronconi ha rischiato di rompere. Alla fine Luca ha detto, va bene, è fatta. Non c'è pubblico, non c'è applauso, non c'è critica che tenga di fronte alla soddisfazione di piacere a lui. È stato l'inizio tra le vostre infinite sfide. A volte così estreme, ma sempre così coinvolgenti e stimolanti per l'interprete. Nell'affare Macropius, ho interpretato una donna di oltre 350 anni. In quel che sapeva Maze, dovevo fare una giovane bimba. Con lui nulla è impossibile. Basta allacciare le cinture e mettersi in viaggio con lui. Sostenuti dalla sua intelligenza, nello spazio, nel tempo.
oggi è l'8 marzo ed è il compleanno del nostro caro maestro. Tanti auguri, Luca. La prima volta che lo incontrai mi chiese in prestito 20.000 lire che mi restituì subito. Tanto tempo fa. Cominciai a considerarlo non comune, ma incominciai anche a conoscerlo meglio. Oggi, nel finale della mia attività professionale a teatro, posso sicuramente dire di conoscerlo e di capirlo. E sicuramente meglio ora rispetto al nostro inizio. Tanti auguri dalla tua carissima collega e amica Franca. Quindi l'avresti capito. Tradizionalmente, da noi, in Italia, l'attore è portato a sopravvalutare il talento e l'istinto. Si pensa infatti che il talento, anziché una dote, sia un carattere indispensabile all'attore. Il talento va pure bene, è importante, ma trovo indecente quando è troppo esibito. Proprio sotto l'esito del talento, il concetto stesso di formazione viene considerato sospetto, perché deterioramento di qualcosa di originario, che invece sarebbe tanto carino esibire così. Parla Luca Ronconi dall'autobiografia curata da Giovanni Agosti. Molte volte il maestro si è sentito dire dai propri attori: scusa, ma intanto questa battuta detta così il pubblico non la capirà. Io te la faccio. D'accordo, ma il pubblico non capirà. E lui, prontamente, non ha importanza. Determinante che il pubblico la veda, non accontentando l'immediato, perché la consapevolezza gli verrà dopo. Credo alla necessità di una scuola. Per questo sono contro chi rimpiange i figli d'arte. I bei tempi antichi di quando si veniva sbattuti direttamente sul palcoscenico. Quanti cani ci sono stati anche allora? Semmai bisogna ricordare quell'epoca come un punto di riferimento, per pensare a quello che succedeva, non per dire che allora era meglio o era peggio. In questa scuola per attori ho scelto volutamente approfondimenti del genere, perché ho l'impressione che i giovani vengano a una scuola di teatro mossi da due richieste precise. La prima è quella che il mercato fa loro, imparare a recitare. La seconda, più profonda, più mascherata, è quella di integrare, proprio perché il lavoro del teatro lo richiede, questa ossatura con memorie, fantasie, pericoli, inquietudini, possibilità. Luca Ronconi insegna interpretazione al Piccolo di Milano e al Centro di Santa Cristina, in Umbria. Io ci sono stata, a casa del diavolo, a metà strada tra Perugia e Gubbio, a metà strada tra il futuro e il 400. Bellissimo. Fuori non si vede un pezzo di asfalto o di cemento, per chilometri, soltanto boschi,
Natura, la scuola è diretta da Ronconi con Roberta Carlotto, sua fidata collaboratrice. Mi trovo lì. Mentre il maestro è impegnato con 16 giovani attori. Diplomati all'Accademia Silvio D'Amico. Per mettere su 6 personaggi di Pirandello. Provo un brivido. Molte volte era capitato proprio a me, durante le prove con il maestro, quella piacevole sensazione. Ho pensato di inserire lo studio di psicologia assieme alle altre materie di recitazione. Mi sono resa conto che termini come mente, spirito, anima sono per loro del tutto equivalenti, mentre invece non lo sono e rimandano processi interpretativi diversi. Stavo provando Ignorabilus, spettacolo interminabile scritto da Arno Holz. Con l'arrivo del regista cominciavo a portare la struttura del testo nelle situazioni richieste. Mi ricordo che ho detto 2 versi e Ronconi mi ha risposto: non ho capito. Io credevo di aver parlato troppo piano. Allora ho alzato il volume e lui ha replicato: non ho capito. Ma di solito il regista non ti dice non ho capito o che hai sbagliato. Allora, dopo aver inutilmente alzato il volume per la seconda volta, sono stata zitta, capendo che il problema non era quello. In realtà lui cercava un nuovo modo, la trasparenza. Infatti a un certo punto mi disse: non è trasparente. Io ho avuto come insegnanti sia Ronconi che la mia amica Marisa. Ti ricordi, vero? Fiato corto, fiato lungo. Sì, certo. E visto che l'hai tirata fuori, ricorda per favore cosa ti ha detto il maestro sul ruolo della professione. Ho capito. Ronconi è stato come sempre molto chiaro. Ma non so se... In quell'occasione con te molto sincero. Ma sì, potrebbe essere utile pure per gli altri. Ronconi ha messo in evidenza il tuo atteggiamento di devozione quasi claustrale verso il lavoro. Senza cadere nell'enfatizzazione e nell'autoelevazione. Impedendo, per fortuna, pure a me di farmi sentire al centro del mondo. Ma poi, all'improvviso, Luca non mi ha più chiamata. Un attimo di silenzio. Non nascondo il mio imbarazzo. Marisa completa dicendo: per lo stabile di Torino, dove Luca è direttore artistico, c'è la ripresa di Strano interludio di O'Neill. E fin lì... Va a ripensare sicuramente a quei momenti. La esorto a proseguire. Ma Marisa rimane completamente muta. Nessun'altra parola. La collaborazione tra Luca e Marisa si interrompe. Nessun'altra parola. Il legame professionale tra i due rimane comunque molto forte, stretto e vivo. Ronconi era e rimane unico. Aveva sempre un po' lo sguardo da malandrino.
E si rideva, ci si divertiva. Dopotutto, eravamo due giovani all'inizio della nostra carriera. Luca con me si divertiva moltissimo. Era tremendo, era veramente tremendo. Pensa che un giorno eravamo in scena e siamo dovuti improvvisamente scappare via dal ridere. Il giorno dopo, poi, sul giornale c'era scritto. Con voi c'era anche Corrado Fari. Ah, sì, ma lui era molto più serio di noi. Comunque. Ti ha confessato che non si sentiva di fare l'attore. È la verità. Dopotutto lui non si sentiva mai completamente a proprio agio. Diciamo che quel modo di recitare dell'Italia degli anni 50 lo annoiava moltissimo. Quel modo non era certamente per lui. Lui a quel tempo era di altre visioni. Ma se non sbaglio dovrà avere una foto che ci ritrae insieme durante lo spettacolo di Anna Frank. Per rincontrarli ci avete messo parecchio, fino agli anni 80. E poi lui diventò un gran genio del teatro. Poi, come hai appena ricordato tu, Gianfranco, abbiamo fatto Fedra di Racine. E da lì altri 12 spettacoli insieme. Che bello. Che gioia. Gioia. Gioia! Ecco il termine giusto! Gioia! E per fortuna con Luca, altre risate. E ora, è diventato un gran maestro, rimarrà sempre una persona della quale si può ancora ridere. Ora, Gianfranco, fai attenzione e scrivi bene. No, certo, sono pronto. Luca, ti voglio un gran bene. Ho avuto la fortuna, grazie a Dio, di aver fatto il mestiere più bello del mondo. A distanza di così tanto tempo, tu la pensi ancora così? Sì, la penso così perché sapevo, già consapevole dei problemi che ha questo ambiente, ne ero a conoscenza, però la cosa non mi ha fermato, mi ha fatto andare avanti, perché si sa, sono problemi del mestiere. Come la presunta rivalità con Giorgio Strehler? Rivalità, io, Giorgio, lo conosco e lo ammiro tantissimo. E io da parte mia non c'è mai stata una vera e propria rivalità. Però devo dire che oltre ad avere due modi diversi sicuramente di fare teatro, quello che ci accomuna è la passione. La passione e la difesa per questo mestiere, che è molto molto importante. Entrambi poi con la passione per il melodramma. Bisogna dire
che l'opera lirica è più importante in Italia del teatro di parola. Diciamo che è destinata ad un pubblico più ristretto, il pubblico è anche molto... ha bisogno... le parole devono essere perfette, il testo deve essere perfetto, minuzioso, insomma è molto molto difficile, perché si sa, è pubblico, è bello. Quando hai fatto Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare per Piccoli di Milano, è sembrato che le strade del teatro e dell'opera si siano unite? Ma diciamo che non ci ho mai fatto caso, ma probabilmente sì, è probabile, sì. Ricchissima la tua esperienza con i più grandi direttori e poi alcuni successi clamorosi. Allora, se mi vuoi far dire che l'opera lirica è la mia passione, devo dirti di sì. Sì, io l'ho sempre mantenuta e penso che ci sia spazio nel tempo. E anche nel mondo della musica del futuro come la vedi? No, io credo che l'opera lirica troverà sempre il suo posto anche nel futuro, non morirà mai. A proposito, quali consideri l'opera che hai amato di più? Ne ho tantissime, però devo dire Il così fan tutte di Mozart. Come mi piace il cuore, per gli occhi il seno appena, un parco aprire si fa, che l'anima incatena. E per la prosa, hai lo stesso ottimismo? Ma guarda, il teatro è, secondo me, può essere vissuto come un prolungamento della vita, ma nonostante tutto, anche una parte del corpo che si rigenera di continuo. E penso anche che uno spettacolo è bello quando è ben recitato. Tutto passa attraverso l'attore. A volte mi dicono: Ronconi fa le scenografie, Ronconi mette le luci particolari. Sì, quello che conta però è l'attore di per sé, l'attore, tutto passa da lui. E i tuoi spettacoli hanno la fama di essere ad alto costo. Guarda, il più delle volte me li sono pagati di tasca mia, quindi no. E quando dicono che sono indigesti? Allora, il teatro, lo spettacolo per me non deve essere una cura di bellezza, un maquillage. Io penso sempre di non stravolgere mai il testo. Il testo per me è quello. E quindi se la gente può andarsene via, beh certo, che vadano pure via. Ora, Luca, fissa un momento particolare guardando la tua lunghissima carriera. Ma sicuramente così, mi è venuto il laboratorio di Prato, dal 1976 al 1978. Una domanda che ti ha sempre infastidito particolarmente. Ce ne sono tante. Però solitamente mi chiedevano: ma scusa Luca, ma perché fai Sogno di una notte di mezz'estate oggi? Perché fai il Goldoni oggi? È perché lo faccio, trovamelo tu il motivo perché lo faccio, non lo so io. Un nome, un piccolo ricordo di chi non c'è più. Tra tutti i collaboratori che ho avuto, penso che Angelo Corti... Per me lui è stato uno dei più grandi. Lo ricordo con ammirazione, con affetto. E ricordo quando faceva la prova tecnica prima dello spettacolo con gli attori. Mi ricordo quando piangeva il giorno prima del debutto. Angelo è sempre stato un appassionato al mestiere. Lo ringrazio e lo ricordo con affetto per sempre. Luca, come pensi di vivere gli anni che hai davanti? Ma sai...
lavorando e curandomi. Ahimè. La malattia ti ha cambiato? Ma guarda, ci sono cose nella vita che succedono. Come sai, faccio la dialisi almeno 4 ore alla settimana. Però sai, alla fine l'infermiera fa sorridere perché mi dice: ma Luca, cosa fa? Le prove? Anche qui, maestro, mi dice. E io meno male faccio una risata. Faccio una risata perché penso che veramente la vita può essere vissuta come il prolungamento del teatro. E ora, venuto il momento della premiazione. Creatore instancabile di spettacoli, maestro di generazioni, di attrici e attori, Luca Ronconi ha cambiato con il suo lavoro e con la sua influenza il modo di fare e di ricevere il teatro. Città soggetto di Luigi Pirandello. Ma quasi mai sei tornato sui vecchi titoli, già messi in scena. Ma sì, ma perché nonostante le critiche che c'erano state, mi ricordo che c'era qualcosa che non andava ed era da aggiustare. Volevo presentarla. Io la chiamo a fare il suo dovere. Lei approfitta in questo momento della sopportazione che devo avere. Luce, Luce, lui si è finalmente deciso ad entrare. No, caro signore, nessuna sopportazione. Lei soltanto deve credere che qua, sotto questi panni, il signor Nick non c'è più. Essendosi impegnato questa sera a recitare il soggetto con lei, perché le battute che egli deve pronunciare possano nascere spontaneamente dal personaggio che egli interpreta, il signor Nick deve vivere come Rico Verdi, essere Rico Verdi. Cosa diavolo succede? Adesso che altro c'è? Adesso, nel suo volere... Scende dalla tenda, vestito truccato a zampognetta, con la mano sulla guancia, non tollero che la signora starà ci sei nati.
che mi appiccichi certi schiaffi. Guarda, le mostro la guancia. Vestita e truccata da signora Ignazia. Ma lei se ne ripari, santo cielo, è un modo istintivo e naturale. Come faccio a ripararmi se lei mi tira all'improvviso? Ma se li merita, se li merita, caro signore. Già, ma io non so dove li merita, cara signora. E allora se ne ripari sempre, perché per me se li merita sempre. E io, se si recita soggetto, non posso tirarglieli a un punto segnato. Non è necessario che mi tiri per davvero. E allora come? Per finta? Io non ho una parca memoria. Deve venire tutto da qui. Da qui. Fa un gesto dallo stomaco in su e andare tutto per le spicce, sa? Lei me li strappa e io glieli do. Signori miei, davanti al pubblico. Deve fare presentazioni, signor direttore? E come? Ah, lei intende così. Ecco, ci siamo già presentati da lui. Uno schiaffo. E quell'imbecille di mio marito si è già bello che è presentato. Come le dicevo in principio, caro dottore, non penso che il personaggio da me interpretato possa adattarsi a tutte le sfumature da lei pensate per il pubblico. Questa ribellione ai miei ordini è finta. Niente affatto. Prego anzi il pubblico di credere che questa non è affatto finzione. Finzione anche questo scatto. Ha capito? Finzione anche questo. All'amor proprio del signor Ninchi, attore tra i migliori della nostra scena, devo pur concedere qualche soddisfazione. Signora, ora tocca ancora una volta a lei. Seguiti. Seguiti. Seguiti, seguiti, seguiti! Presentazione, santo Dio, cominciata così bene secondo il nostro accordo. No, la prego, non dica accordo, signor direttore. Se non vuole che io resti qui senza cavarmi una parola di bocca. È magnifica. Ma lei crede che ci sia stato d'accordo tra noi per questa nostra uscita? Non dica così, accordo, caro signor direttore, perché non c'è stato nessun accordo fra noi per questa nostra uscita. Lo domandi al pubblico, se in questo momento non ha l'impressione che noi veramente non stiamo recitando a soggetto.
E dunque, seguiti, seguiti. Piano. 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 Senza far confusione. Seguiti, chiami fuori tutti gli altri attori per presentarli. Dov'è? Dove sei? Lei ha segnato una traccia, ha stabilito un ordine di quadri. Ho bisogno di sentirmi sicura. Gian, ci scommetto. La signorina si sarà pure bene messa a memoria tutte le parole da dire, secondo questa traccia. Nell'azione che mi è stata segnata. I del gitano, i giorni a bella. I del gitano, i giorni a bella. Chi, giorni a bella.
Era la madre Semera. Ormai va a finire tutto. Sorride fondo. Eh sì, dittatore. Che ha fatto un gran lavoro, Andrea Saldo.